E benvenuti qui lunedì 2 luglio, come sempre, come tutti i lunedì, quasi puntuali per colpa mia, come sempre. No, a parte gli scherzi, siamo sempre qui con la musica sommersa. Questa sera puntata speciale perché è l'ultima puntata di questa stagione estiva. Ci prenderemo un po' di pausa per, diciamo, migliorare il format della nostra trasmissione. Oh, dici la verità per prendere la tintarella, dai. Eh sì, una bella vacanza ci vuole, ci vuole. E, detto questo, come vedete, come avete sentito, anche questa sera c'è il nostro carissimo Saiuz. Ciao Saiuz, come Ciao stai? Priscilla, sto benissimo. Non ti chiedo se stai bene tu perché non ti vedo, quindi non posso chiederti, non so se mi dici una bugia o la verità. Io sto benissimo. E benissimo, sì, sto benissimo. Sto cercando di convincermi. Buonasera a Esatto. tutti gli amici del condominio di Radio Saiuz. Vi ricordo sempre che noi andiamo su 11 web radio, su diverse web TV, canali web TV, tra cui il sito radiosaiuz.it, su Periscope, su Facebook. E quando più potete, più ne mettete. Vai, Prisci! Allora, questa sera parleremo un po' come la scorsa puntata, un po' di novità. Oppure, insomma, di eventi musicali accaduti in settimana e ascolteremo come sempre tanta tanta musica. Allora, io parlerei intanto, spenderei due parole su uno spettacolo teatrale che vedrà come protagonista Gianluca Mancuso. So che è uno spettacolo che parla della guerra, quindi il diario di un soldato sul Carso e in Serbia, quindi si parla degli anni del 1916 al 1919, alle porte di Trieste, appunto con l'esercito austro-ungarico. Quando Allora. parli di Gianluca si fermano gli orologi, ricordati. Esatto. Allora, i testi a cura di Flavio Greco, voci recitanti Paolo Bascetto e Gianluca Mancuso, musiche di scena di Stefano Marchioro, ensemble cameratistico In Arte. Questo spettacolo avrà luogo l'8 luglio alle ore 20:45 in via Ca' Cornaro, numero 5, a Romano Dezzellino. Vi sta per Vicenta? Penso di sì. Direi di sì. Comunque, in caso di tempo incerto, l'evento si terrà nel teatro Gignoato. Quindi ingresso libero, correte numerosi perché sicuramente, anche se non è un tema molto facile da trattare, sicuramente è uno spettacolo molto molto interessante e toccante, sicuramente. Quindi io vi consiglio di andare a vedere perché merita. Poi Gianluca è bravissimo, come già sappiamo e come molti di voi già sapranno. Allora No, volevo dire una io cosa, Priscilla. Vi non sa per anno dica. Domini sesto. È io che ti ascolto anche. No, guarda, me le tiri fuori queste stupidaggini, capito? Proprio, sai quando non c'è niente da fare, sai se devo tirargli fuori la stupidaggine della serata. No, volevo prendere la parola anche per salutare il nostro grande Gianluchino Mancusino, insomma, che si sta dando molto da fare. Sta facendo diversi spettacolini, cioè diverse cose, spettacoli proprio veri e propri. Quindi si sta muovendo veramente molto, ma molto bene da quello che ho sentito in giro. Bene, bene. Gianluca, quando vuoi, tuo Saiuzzolo è sempre qui con la tua Priscillina, Ugo, Luca, tutti quanti. Non ti scordare di noi, ma vai, vai, Priscilla. Esatto. Allora io direi che potremmo mandare il primo brano, così per partire subito con un bel po' di musica, con The Certo, Rim certo. Symphony of the Light. Of Light, scusate, ho anche sbagliato il titolo. Eh no, perché chi ci guarda sulla web TV lo vede scorrere il titolo, hai capito? Quindi è importante questo. Allora, voi che lo vedete scorrere il titolo, mi raccomando, mandateci un audio vocale su WhatsApp con la vostra pronuncia, così lo mandiamo in onda. 393 No. 78 80 195. E vai col brano.
E vai, partito! E buonasera, bentornati qui con Priscilla e Saiuz, come tutti i lunedì. Speriamo poi a settembre che ogni tanto torni a trovarci anche Testa di Caso, che ci manca ormai da qualche puntata. Ma Saiuz, come sempre, è inimitabile e riesce a prendere benissimo il posto anche di Testa di Caso, che veramente io non so che fine abbia fatto. Testa no. Di Caso, pensaci tu! Esatto. Allora, novità della settimana: è appena uscita la notizia che si festeggerà a Roma il concerto per i 40 anni di Antonello Venditti, dell'attività di da musicista di Antonello Venditti, perché ovviamente non ha 40 anni, però. Allora, okay. Cioè, li porta bene, vedi, no, ho un modo molto professionale di dare li porta male, no. No, è che mi sono espressa male, ho detto per i 40 anni di Antonello Venditti, ma intendevo la sua carriera musicale. Poi, insomma, dimmi.
No, no, dicevo della sua carriera artistica, volevo dire. Esatto, la sua carriera artistica, tra l'altro un cantautore che a me piace molto, bravissimo, Romano Doc. La data sarà il 21 dicembre, cavoli, proprio prima di Natale, al Pala Lottomatica, a Roma, quindi, le vendite online sono aperte dal 9 luglio, quindi ragazzi tenete d'occhio il calendario, perché se volete prendere questi biglietti mi sa che vi conviene poi affrettarvi ed essere proprio lì nel momento in cui usciranno, perché secondo me, io ho un po' la vaga sensazione però che quando andate a comprare il biglietto metteteci l'enfasi che ci sta mettendo la Gabriella. Esatto, sono in vendita. Correte nell'ufficio precino, esatto. E comprate i biglietti, correte e dite che Priscilla vi ha detto che dovete comprarli, perché sennò finiscono. E quindi... non prende tangenti la Priscilla su questo, no, esatto, io non prendo niente. No, immagino che essendo un evento molto importante, che lui festeggia i suoi 40 anni di carriera artistica, esatto, ce la possiamo fare. Sicuramente ci sarà tanta gente che vorrà andare a vederlo in concerto, e perché no, secondo me è una bellissima occasione, poi poco prima di Natale, perché no, potete fare qualche bel regalo di Natale ai vostri compagni, morose, fidanzati, fratelli, genitori, insomma, e chi più ne ha più ne metta. Allora, non ci mettete troppo, però. Esatto. Allora, cosa posso dirvi? Ah, è uscita anche la notizia ora che Cesare Cremonini si esibirà, andrà in TV della Rai, appunto, sui canali Rai e anche in radio, il suo concerto di San Siro, quindi sicuramente verrà trasmesso prossimamente dal Rai 2, e quindi probabilmente avrete la possibilità di vedervi anche un suo concerto live, appunto in TV, comodamente dal divano, molto interessante. Chi ce l'ha il divano, chi non ce l'ha, se lo vede dalla sedia, insomma, seduto per terra, insomma. Esatto. Poi io volevo dare, così prima di mandare il secondo brano, volevo un po' parlare, perché di questa cosa, senza esprimermi ovviamente politicamente o cosa, però è una cosa che mi ha fatto veramente molto ridere, e quindi io la voglio dire lo stesso, ovvero quello che è successo tra Rita Pavone e Iper Jam. No, questo sono curioso, che è successo? Rita Pavone e chi? E Pearl Jam, come sai, iniziamo così. È una band. Dai, Pearl Jam li conosci? Sì, americani. Li vedo tutti i giorni, insomma. Come no? Dai, dacci la notizia, sono proprio curioso. Loro fanno, di solito fanno rock, hard rock, insomma, è un gruppo abbastanza importante, conosciuto, diciamo, in tutto il mondo, e che diciamo sono nati nel 1990, quindi è una band che ha tantissimi anni di storia, e durante un loro concerto hanno messo sullo sfondo, un concerto in Italia, hanno scritto "aprite i porti" per tutto il marasma che sta succedendo in questo periodo, e quindi loro hanno voluto dare il loro messaggio di solidarietà. E Rita Pavone pare, e dico pare perché io poi non ho verificato se è vero, ma ho visto che tante testate giornalistiche l'hanno riportata, quindi mi fido. Rita Pavone, se sono, scusami, se sono testate giornalistiche troppo importanti e troppo grandi, insomma, pesa le parole. Esatto. No, non dico, io non... No, scherzo, scherzando. Non dico la testata giornalistica, non dico, però ho visto che molti l'hanno, diciamo, pubblicata questa notizia, quindi suppongo che sia vera. È ovvero, pare che su Twitter Rita Pavone abbia detto: ma farsi gli affari loro, no? E allora pare, e anche qui è l'assurdo, perché uno non si aspetterebbe mai che una band di importanza mondiale risponda a Rita Pavone, e invece i Pearl Jam hanno risposto a Rita Pavone e hanno scritto: ma Rita Pavone chi? Questo, è stata molto divertente questa cosa, perché poi sul web
si sono proprio tutti un po' scatenati dal web che traducevano ai Pearl Jam Rita Peacock, perché Peacock in inglese è pavone, quindi c'è stata un po' tutta una sorta di ironia sul web che ha fatto molto ridere. Poi leggo su Twitter che Rita Pavone ha comunque spiegato la sua posizione e che è stata fraintesa, tra virgolette. Quindi alla fine, diciamo, c'è stato un po' forse un fraintendimento tra queste due parti. Io non voglio esprimere la mia opinione personale su tale argomento, però mi ha fatto molto ridere, perché anche per Gem poi hanno risposto Rita Pavone che da una rock band mondiale uno non se lo aspetterebbe mai, eppure loro hanno risposto. Mi ha fatto molto ridere questa cosa. Detto questo, io manderei comunque il secondo brano. Anzi. Ecco, brava, già stavi cominciando a dare i numeri, eh? Esatto. Il primo cosa? The Rim. Il primo cosa. Però prima di mandare il brano volevo fare un annuncio. Volevo dire un annuncio ai naviganti. Chi naviga sulla rete, cari amici, collegatevi a sciencenews.it, perché già da ieri è uscito il numero di luglio della nostra rivista online, sciencenews.it. Vai, Priscilla. The Dream con Forgotten Dream. Vai con questo sogno dimenticato. Ma ci devo andare per forza? Se vuoi. Vada!
e per la serie comunicati stampa, procediamo con gli eventi della settimana o comunque le novità che ci sono. Collegatevi allora a saiuzenews.it, collegatevi a saiuzenews.it, collegatevi a saiuzenews.it, mi raccomando, leggete e fate leggere Saiuz News. Vai Priscilla. Esatto, diffondete. Allora, abbiamo Carlo Colombo, piano e voce, presso Creek Corner, in via Barberia 23 a Treviso, il 5 luglio alle ore 18.30. Quindi continua la collaborazione tra il locale Creek Corner e l'organizzatrice Luisa Trevisi per gli aperitivi in musica e parole. Giovedì 5 luglio ci sarà l'appuntamento con il pianista trevigiano Carlo Colombo, che ritorna al Creek Corner con lo spettacolo Piano e Voce, canzoni originali e rivisitazioni di cover celebri solo con l'ausilio della voce del pianoforte bianco residente nel locale. Quindi bellissimo, io già mi immagino questo pianoforte bianco stupendo. In questo spettacolo One Man Band ci sarà sicuramente spazio per improvvisazione, dialogo col pubblico ed emozioni estemporanee. Creek Corner, in pieno centro a Treviso, a pochi passi da Piazza dei Signori. Per informazioni, comunque, prenotazioni, potete vedere tutto, diciamo, tutti i contatti sulla loro pagina Facebook o comunque su internet trovate ogni tipo di informazione. Carlo Colombo, ricordo che è un musicista, autore, pianista trevigiano del 1970 e che ha studiato fin da quando era piccolissimo, poi diventa tastierista in diverse band rock. E poi appunto è stato il pianista del duo cabaret Caffè Sconcerto, che l'ha portato in giro per l'Italia in svariati spettacoli, quindi ha una storia, diciamo, molto importante e una grandissima carriera alle spalle. Mi raccomando ragazzi, 5 luglio al Creek Corner di Treviso. Dici sempre, quindi, che non prendiamo sponsorizzazioni, non prendiamo tangenti, mi raccomando. Esatto. No, noi, esatto, non prendiamo sponsorizzazioni di niente, però gli eventi che ci piacciono, esatto, noi gli eventi che ci piacciono li diciamo. Il sito di riferimento è www.carlocolombo.net, profilo Facebook Carlo Colombo Swing. Per informazioni con l'organizzatrice trevisi.luisa@gmail.com. Detto questo, un po' come abbiamo fatto, ormai non so più parlare, come abbiamo fatto lunedì scorso, mi sono reso conto che ti stai impaperando continuamente. Esatto. Brava, complimenti, mi oggi piace. Questa giornata va così più. Esatto, sette meno. Facciamo dai una, diciamo, due notizie rapide sull'accadde oggi, cioè oggi 2 luglio di svariati anni fa. Quindi cosa successe il 2 luglio? Nel 2001 l'aeroporto di Liverpool viene intitolato a John Lennon, e voi direte, e non ce ne frega niente. Oddio, no, cioè può anche fregarcene, insomma, perché è una bella notizia questa, perché esatto, gli aeroporti vengono, diciamo, gli viene messo un nome di un artista, di un cantante, poi insomma di un grande cantante, no? Un grande, esatto, rapporto. Un messaggio di pace da parte di Liverpool. E sempre delle notizie di cui non ce ne frega niente, nel 1986, il 2 luglio, nasceva Lindsay Lohan. La conosci, Saiuz, Lindsay? Stai litigando col microfono? Il silenzio. No, dimmi, mi senti? Sì, e mo ti sento lontanissima. Amici. Ok, mi senti? Tra un po' mangio il microfono degli auricolari. Allora, cari amici, dovete sapere che Priscilla, per venire in trasmissione, non ha ancora cenato, quindi facciamo, esatto, molta attenzione, non vi avvicinate troppo perché Priscilla morde questa sera. No, allora, la notizia era che nel 1986, il 2 luglio, nasceva Lindsay Lohan. La conosci? No. Sai che non mi viene in mente nome. Una ragazza con i capelli rossi che ha avuto tanti problemi. Prima secondo faceva me, secondo me devo aver, cioè
L'86 ero già nato, insomma, sono nato un po' prima. No, ma sicuramente se la vedi l'hai presente, una che poi ha avuto dopo tanto successo, ha avuto poi tanti problemi con alcol, droghe, eccetera, eccetera. Insomma, ha avuto una vita abbastanza movimentata. Detto questo, visto che continuano i problemi con il mio microfono, mandiamo in onda un'altra canzone, sempre The Rim con Mirror 2017 version. No. Vai, Sam! Questa mi è piaciuta tantissimo, cari amici, insomma, mandate un clap clap alla cara Priscillina e vai col brano! Bentornati qui su www.radiosayuz.it, come sempre tutti i lunedì, e con la musica sommersa. Allora, sempre in vena di notizie e novità, vi parliamo del Rock Targato Italia, la allora 10-20 edizione, può essere XXX edizione, credo che sia 30esimo. Ma sai, no, come l'hai detto, poteva sembrare anche che stavamo giocando alla schedina, no? 1x2, 2x1, no? Eccetera.
Non, cari amici, qui non stiamo giocando al Totocalcio, quindi semplicemente sta dicendo da quanti anni esiste questa manifestazione. Esatto. La che XXX sia sì, la X in romano è 10, quindi mettici le 3 diventa 30 più il resto, esatto. La V diventa 5, eccetera eccetera. Io non le ho studiate a scuola, quindi XXX vuol dire, so, insomma, che nell'anno domino 3000 avanti Cristo, esatto, c'era già il Rockstar Guard Italia o qualcosa del, esatto, genere. Perfetto. Allora, questo fa piacere ai nostri amici, eh? Leggete Saiuzzi News, leggete Saiuzzi News, leggete Saiuzzi News, vai. Messaggio subliminale, brava, vai. Allora, c'è la 30ª edizione del Rock Target Italia e le finali si terranno a Milano al Legend Club il 24, 25 e 26 settembre in viale Enrico Fermi 98 a Milano, Legend Club, chiamato comunemente Legend, è un locale molto importante della scena milanese e appunto il Rock Target Italia è presentato come sempre dalla Divinazione di Francesco Caprini. In premio ci sono tanti premi, c'è un'importante promozione a livello nazionale del progetto discografico, la partecipazione alla compilation del Rock Target Italia, altri premi importanti, quindi mi raccomando partecipate, andate a vedere questi eventi che ne vale la pena. Tra l'altro vedo che c'è anche un gruppo di Modena e Pervinca, un gruppo di Reggio Emilia, Ground Control, quindi mi raccomando andate a vederli perché può essere sempre un modo per arricchirsi. E vedo cosa dici, no, vedo un saluto a Biscottino nella nostra chat che ci ha salutato. Non l'ho letto. Allora, ciao Biscottino, che ci segui come sempre, sono contenta che tu sia ritornato, e scrivici qualcosa se hai sentito le notizie precedenti, scrivici se c'è qualche notizia di cui veramente proprio non te ne è fregato nulla. Io voglio sapere queste cose, cioè, c'è una notizia prima, tipo, non so, quella di Liz Day Lohan, cioè, ti interessa come notizia? Non lo so, comunque io non pensavo per esempio che Liz Day Lohan, a parte tutti gli scherzi, fosse dell'86, ma pensavo fosse molto più giovane, quindi come passa il tempo, Saiuz? A chi lo dici, carissima Priscilla? Già, ci viene già da piangere. Allora, qua vedo degli eventi sempre per On The Road Book Tour, terza tappa a Roma, i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno presentano Il Tempo di un Caffè. Questo poi c'è stato già il 28 giugno, però lo ripeto, questo evento, questa iniziativa, perché è molto, cioè, a me è un evento che incuriosisce molto, mi piacerebbe tantissimo andarlo a vedere, purtroppo non posso, ma chi provi a seguire questi eventi, perché secondo me deve essere una cosa molto molto interessante. Allora, come altre notizie, esce il nuovo singolo dei Detective Cooper, Faces in Love, è il nuovo psichedelico singolo del duo sardo Detective Cooper, quarto brano estratto dal loro singolo, dal loro omonimo debut album edito dalla label al bolognese Aria Sonica Records. Ciao Aria Sonica. Sound accattivante, tinte cupe, mood inquieto, loro sono i Detective Cooper, il duo sardo che in questi ultimi mesi ha visto la propria musica approdare in rotazione sulle migliori radio indipendenti italiane. Il nuovo singolo estratto dall'album Detective Cooper Faces in Love raccontano di un uomo che si lascia alle spalle un triste passato per cercare una nuova linfa vitale, una tematica coinvolgente e impreziosita da un sound di impatto fatto di ritmi incalzanti, piacevoli mix di elettronica e synth pop, con morbide armonie oniriche. Quindi molto interessante questo nuovo singolo, appunto, Faces in Love, lo trovate in radio
in streaming su Spotify oppure su YouTube. Mi raccomando, sosteniamo i Detective Cooper, questo duo sardo, e date un occhio appunto al loro materiale sia su Facebook che su YouTube. È molto importante sostenere la nuova musica italiana e emergente soprattutto. Poi la volta scorsa abbiamo parlato di Dan Cavalca. Il 25 giugno è uscito in radio e su YouTube e in tutti i web store Around You, questo brano, singolo corredato anche da videoclip, che trovate tranquillamente su YouTube. Dan Cavalca, a me aveva colpito moltissimo la volta scorsa perché aveva fatto un video bellissimo, tra l'altro lui bravissimo, e spettacolare la copertina, mi piace tutto di questo album, quindi chi può è incuriosito, andate, cercatelo, perché veramente merita, è molto molto bravo. Detto questo ti sei persa? Io manderei il... Ti sei persa? No, perché ogni tanto la tua voce se ne va per fatti suoi. Scusatemi, purtroppo non so, questa sera forse il microfono, la connessione non è al massimo. Detto questo, mandiamo i Doreen Green Fairy e Vai Sayuz. Vado col brano, parte.
Bentornati qui su www.radiosayuz.it, come sempre, come tutti i lunedì, la musica sommersa con Priscilla e da qualche settimana anche Sayuz. Di solito c'era testa di caso, ma tornerà, io me lo sento che tornerà. Torna, sta casa aspettati, torna. Allora, stavamo parlando precedentemente di Lindsay Lohan, perché oggi è il suo compleanno, è nata il 2 luglio del 1986 a New York negli Stati Uniti, ha quindi 32 anni, è una reginetta indiscussa dei teen movie, quindi quei film per adolescenti e ragazzini. Lindsay Lohan è la maggiore di quattro fratelli, e tra l'altro la cosa che veramente mi sconvolge e che non sapevo e che apprendo adesso è che è di origine italo-irlandese e i genitori sono entrambi operatori di borsa. La madre, almeno queste Dina, sono le notizie che si trovano in giro, sì, la madre si chiama Dina, quindi suppongo che sia italiana lei, e lui magari sia irlandese, anche perché Lindsay Lohan ha i capelli rossi, quindi io suppongo che li ha sempre avuti anche da bimba, quindi è sicuramente irlandese. Esordisce prestissimo nel mondo del cinema e della TV, perché a soli 3 anni appare in una pubblicità televisiva per la Ford, quindi veramente poi ha fatto tantissime cose, e durante tutta la sua infanzia recita in totale 60 spot pubblicitari e posa anche per varie case di moda, quindi veramente ha avuto una carriera sbalorditiva. Nel 1996 entra a fare parte del cast della soap opera Another World, quindi poco conosciuta in Italia, col nome di Destini o Stagioni. Non si capisce perché in italiano tutte le volte devono cambiare il titolo da un'altra cosa. Comunque, dopo poco firma un contratto per 3 film con la Disney e recita nei lungometraggi per la TV Life Size e Get a Clue. Debutta poi sul grande schermo nel 1998 con un ruolo da protagonista in Genitori in Trappola. Tra l'altro ha avuto poi il picco della carriera quando recita a fianco dell'attrice Jamie Lee Curtis Quel pazzo venerdì, un film tra l'altro che a me è piaciuto molto perché parla di questa mamma e figlia che non vanno d'accordo, ovviamente figlia adolescente, mamma un po' in crisi, e praticamente, se non ricordo male, passa una sorta di stella cometa, e non so per quale, adesso non me lo ricordo molto bene, però si invertono praticamente i ruoli, quindi l'anima della figlia va nel corpo della mamma e l'anima della mamma va nel corpo della figlia, quindi c'è questo scambio dove la mamma appunto si ritrova a vivere da adolescente nella scuola della figlia, invece la figlia deve crescere di colpo. Io l'ho visto questo film, l'ho visto, è carino, è dai, sì, a me è piaciuto molto. Tra l'altro, una vita di successi a livello di carriera che però non hanno seguito invece, di pari passo, quello che è stata la vita privata, perché è una vita, comunque una carriera molto importante fin da piccola, e poi è sfociata invece in una in una vita privata molto difficile, perché ha sofferto di anoressia e di dipendenza da droghe, quindi non ha avuto una vita molto facile.
Poi, tra l'altro, nel 2010 è stata condannata a passare diversi giorni in carcere. Qua si parla di ben 90 giorni di carcere. Quindi, insomma, una vita un po' così sbandata. E le auguriamo ai suoi 32 anni di trovare una pace interiore, anche perché veramente ha avuto tantissima fortuna nella vita, e speriamo che si possa godere questa fortuna invece di, appunto, darsi a questi sballi così, insomma, una vita un po' così sregolata. Detto questo, leggo adesso di una notizia che mi fa un po' ridere, perché Beyoncé durante un concerto è rimasta bloccata sul palco, costretta a scendere con una scala. Quindi non lo so, non ho guardato il video, non so esattamente cosa succeda, però mi fa ridere perché ho visto un fotogramma di lei che deve scendere da questo palco con la scaletta. Non riesco a capire in che senso sia rimasta bloccata, però tra l'altro lei scende ovviamente come scendono tutte le persone normali dalle scale, è una scalettina minuscola, lei scende con la schiena rivolta al pubblico, ovviamente immaginatevi il pubblico invisibile, perché ovviamente lei è vestita con un body molto succinto, con il perizoma, diciamo, insomma, tutto un vestito abbastanza provocante, quindi immaginatevi a scendere queste scale con questo vestito, insomma, la folla era veramente in escandescenza. Comunque, fantastico, come vedete anche le star mondiali che fanno concerti possono avere dei problemi. Giusto per far capire che sono degli esseri umani, sono degli esseri umani anche. Esatto. Allora, detto questo, cari amici, ormai siamo giunti alla fine e ci appropinquiamo. Non so neanche cosa ho detto. Appropinquiamo. Ho capito. Sei passato all'Lambrusco adesso, vero? Dalla grappa all'Lambrusco. Esatto. Appropinquersi, non so quale sia il verbo. Comunque, ci accingiamo. Cioè, non so, io mi viene in mente un verbo così. Di bene in peggio, insomma, vai avanti. Ce la puoi fare, dai. Io vorrei dire un verbo che mi viene in mente che sia simile a questo, ma non me ne vengono. Non mi viene in mente il verbo giusto. Non so se accingersi voglia dire avvicinarsi, non so neanche cosa voglia dire, a dire la verità, però. Cari amici, come vedete, bere grappa e Lambrusco insieme non va bene, non fa bene alla testa, cioè alla salute. volevo dire qualcosa di simile, tipo ad avvicinarsi, ma con un termine un pochino più sofisticato, ma in questo momento non mi viene in mente. Quindi ci stiamo avvicinando alla fine, sono le 22:55, vi abbiamo dato tantissime notizie questa sera, anzi anche forse fin troppe. Mi raccomando, ricordatevi di andare a vedere Gianluca Mancuso a Treviso per quello spettacolo magnifico sulla Prima Guerra Mondiale, e di andare a vedere al Creek Corner di Treviso appunto lo spettacolo Piano e Voce, che deve essere molto molto interessante. Io vi auguro di passare una bella estate all'insegna della spensieratezza e divertimento. Spero per molti di voi che andrete al mare, in montagna, insomma, a rilassarvi un po' per le vacanze estive, e di ricaricarvi un po' per settembre. Anche noi abbiamo bisogno di ricaricarci, perché è veramente stato un periodo molto intenso per via di tanti cambiamenti che ci sono stati, quindi speriamo di ritrovarvi qui con noi sempre anche a settembre, con tanti ospiti nuovi, con un format rinnovato, quindi speriamo di ritrovarci un po' più rilassati e con tante nuove cose da dire, tanti nuovi artisti da conoscere. Mi raccomando, per tutta l'estate rimanete comunque connessi con Radio Saiuz, perché ci sono sempre tante novità, tanti comunicati stampa. E Saiuz era, com'era la cosa delle news? Saiuznews.blog.com, no, Saiuznews.it. Esatto. Mi raccomando, diffondete le nostre news, leggete la nostra newsletter cos'altro dire, Saiuz? Se hai delle comunicazioni, le comunicazioni sono per questa settimana con la nostra trasmissione, perché vi ricordo domani con la trasmissione alle ore 18, domani che è martedì? Sì,
Martedì. Esatto, domani sono perso. Bene la settimana 3 luglio con Marco Grilli, con Grilli per la testa, e alle 19 con Pianeta Oggi ai 20 nel mondo. Due trasmissioni di attualità, si parla di tutto, del sociale, si parla di politica, si parla un po' di tutto, quindi restate sintonizzati sulle web frequenze di Radio Saiuz e della nostra web TV. Volevo, insomma, per questa trasmissione Musica Sommersa, dando l'appuntamento a settembre a tutti i nostri amici, augurare anche dei bellissimi bagni, ma che qui il tempo non è che è dei migliori a quanto sembra, quindi prendete molto sole. Esatto. Non in testa come lo prende Priscilla, perché Priscilla lo prende in testa e poi vedete che figuraccia. Esatto. Che fa nelle trasmissioni, quindi no, non è solo grappa e lambrusco, insomma, quelle, anche il sole, insomma, perché non porta il cappello. E augurare a tutti delle meravigliose giornate. Priscilla, a te con il titolo del brano e andiamo in chiusura. Un abbraccio circolare al condominio di Radio Saiuz. Allora, un abbraccio a tutti, circolare, mi raccomando. Brano finale, The Rain Into the Dark. Vai Saiuz col brano. Ciao a tutti, ci vediamo a settembre. Ciao ciao. There was a grave.